Allora, ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Unique ed eccoci tornati su ed eccoci tornati su Room Escape 501. Dunque, oggi dovremo fare il 20° livello. Scusate se sono stato assente dal registrare per quasi una settimana, ma detto sinceramente, non c'avevo voglia di registrare. Comunque, andiamo a fare subito l'episodio l'episodio? Sì, in teoria è un episodio. Il livello 20. Ah, bene, un'altra nave! Come se la prima non fosse andata abbastanza bene. Roller Cruise Escape 2 è ancora un altro punto interessante. Fare clic su Inserisci un nuovo gioco di Escape Room. Immaginate una situazione che il capitano è intrappolato all'interno di una nave da crociera che affonda. Non c'è nessuno per aiutare il capitano, tranne voi. Ora il suo vostra brillantezza che sta per vi aiutano. Per vi aiutano, per vi aiutano, che questo potrebbe accadere solo se si dispone l'ansia. Come tu sei la persona di problem solving natura, sicuramente si tiri fuori gli oggetti necessari per risolvere i puzzle. Va bene, va bene, va bene. Ah, stavolta abbiamo le manine. Le uscite di sicurezza sono alla vostra sinistra e alla vostra destra. E in alto abbiamo una libellula gigante. Che non posso prendere, ok, vediamo un po'. Qui abbiamo una pergamena. Posso prendere la pergamena? Benissimo, cosa sta su questa pergamena? 750.7 HMS. Ok, 750.5, no, 0.7, sennò poi mi confondo da solo. Abbiamo dei pesciolini. Ok. E poi una pianta. Dove l'interazione c'è questo coso qui, non so cosa sia. E qui abbiamo un'altra pianta che dovrebbe avere in teoria un altro coso. Ha un retino per pesci. Ok. Devo prendere un pesce da questo acquario. No. Un diamante. Cosa ci faceva un diamante dentro l'acquario? È un mistero che non scopriremo mai. Allora, vediamo un po'. Questa nave è di gran lunga molto più grande della precedente. Quindi, vediamo di trovare qualcosa da fare. Allora, qui ci sono dei simboli. Di cui uno è un predatore. E gli altri sono tutti erbivori. Finora non ho interazioni. Ok, perché pensavo dovessi intuire io cosa fare. Per fortuna no. Questa è una porta. Sì, vedo che è la porta, ma non vedo niente per aprire. Qui vanno due metà di un qualcosa che scopriremo più avanti. E le altre porte non servono. Vediamo dall'altro lato. Stesso principio. Tre bellissimi signori con tre bellissimi cappelli e tre bellissime facce. Ok, che bello. Vediamo in fondo. E abbiamo anche qui una porta con un'insenatura. Diamante, scelgo te? No, non scelgo te. Bene, sarebbe stato troppo facile se lì entrava quel diamante. Questo vuol dire che forse il diamante entra qui? No. Dov'era il punto dove c'erano dei vari buchi? Era l'orologio? Diamantino? Assolutamente no. Perché mai dovrebbe essere lì? Diamante? Diamante. Ok, primo coso. Sì, primo diamante preso. Cioè, collocato. Adesso devo trovare il secondo diamante. È l'unico indizio. Ciao, pesciolini. Non ho un altro retino, però. Ho questo. Ma cosa ho toccato? Non lo so nemmeno. Ok. E non ho interazioni. Ho alzato un po' la musica in modo che la sentiate. Adesso vediamo un po'. Rosso, nero, blu scuro. Dovrebbe essere la prima fila, quindi è.
No. Ce l'ho fatta! Ed ecco la prima metà di quel simbolo. Ok. Dopo aver fatto l'enigma della vita, vado a posizionare la prima metà di questo simbolo nell'apposita insenatura, fessura o quello che è. E adesso vediamo di poter interagire con qualcosa. Con niente. Assolutamente con niente. Bellissimo, così piace a me. Clicchiamo un poco, casualmente qualcosa prima o poi la troverò. A meno che questo non è ora interagibile. È interagibile. È interagibile. 7 e 50. 7 e 50. Devo raggiungere l'orario delle 7:50. Ma con i secondi sul 5, giusto? 7:50 con i secondi sul 5. Grazie. So anch'io che sono le 7:50 e 5 secondi. Aspetta. Boh. Ok, ha funzionato? Non chiediamoci come. E questo va qui. E altre frecce. Tutte quante concentriche. Oh. Ok. Cosa ho fatto? Ragazzi, vi giuro, non ci sto capendo niente, non so neanche io come li sto risolvendo, ma va bene, andiamo avanti. Questo cos'è? Un passepartout? Un passepartout? Un passaporto? Che passepartout? No, è un file. Cosa sta nel file? Quattro serpenti. Ok. Una candela spenta. Ok. Una ciotola di ramen. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? No, seriamente, che è sta roba? Boh. No, no, che esci, non uscire ancora. Questo scompartimento. Perché è uno scompartimento. È chiaramente uno scompartimento. Che non si vuole aprire. Si vuole aprire perché è una gioia. Ok. Andiamo di qua. C'è questa porta. C'è questa cosa. Questo non c'entra né coi serpenti, che non so dove vadano, né con nient'altro. Di tutto ciò che ho trovato finora, quello che ho trovato non serve a niente. E qui cosa devo fare? Non ne ho idea. Sì, WhatsApp, sì, grazie. Qui c'è questa porta, non so come aprirla. Indizio. Questo. Sì, ma sei una combinazione. Dov'è la combinazione? Le scale. Un pennello. Oh, è la vernice. Ok, ho della vernice nera, un pennello tinto di vernice. Di vernice nera. Ok.
Sento che la soluzione potrebbe essere qui. 2610. Ok. Allora. 2 6 10. E ho preso un accendino che mi serve per accendere la candela. Ok. Che mi dà una chiave. Che mi apre qui? No. Che mi apre qua? Che mi dà. Oh. I tre cappelli? Allora, quello normale va lì, quello con la fascia lì e quello con la stringa. Va là. Ok. Quindi devo scambiare i cappelli dei tizi. Allora, quello normale va qui e quello con la stringa va qua. La porta si apre e dentro c'è un orso che vuole divorarmi. No, c'è una stanza. Interessante. Dunque, una fotocamera. Con delle riprese dentro. Posso accedervi? No? In alcun modo? Va bene. Intanto ho preso questa fotocamera. I serpenti! Allora. Va qui. Questo va qui. Questo va qui. E questo va qui. Ed ecco l'altra chiave. Perfetto. Ora, prima di abbandonare questa stanza. Ah, non è una tromba. Non è una tromba. È il corno del grammofono. È il corno del grammofono questo. Il cono del grammofono, scusate. Non il corno, il cono del grammofono. Che va agganciato qui. E che ci dà. Che ci apre una strana carta d'accesso? Una card d'accesso? Va qui? No, non va lì. Qui c'è un altro enigma. E la card d'accesso ci permette di accedere qua? No! Ovviamente no! Allora. Se non serve per accedere là, la carta d'accesso, a cosa mi fa accedere? Qui? No? Qui? No, e per qualche motivo a me ignoto, immagino che sia questo l'enigma che permette di aprire quella porta. Perché è uguale. Ma non so come usarlo. Indizio? Sei serio? Ha detto che non so come usarlo. Che devo fare qui? Indizio? Cosa? La card d'accesso serve per aprire questa. 7295. Cosa c'entra con. Va bene. Cosa c'entra la card d'accesso con quel luogo? Qui c'è una chiave, ma non penso che sia questo. Quindi è questo. Ed era 7295. Ok. 7, 2, 9, 5. Ed ecco il pallino che dovrebbe attivare il meccanismo per aprire la porta. Vediamo.
Oh cielo! Ok ragazzi, questa parte ve la taglio, perché sembra lunghina. Tanto lunghina. Ok ragazzi, ho appena ultimato quel puzzle e non era complesso come sembrava. Era solo un po' incasinante. Volete ridere? L'avevo finito. Dopo averlo finito mi accorgo che avevo messo i pallini nel punto sbagliato. Ho dovuto rispostare i pallini. È stata un'altra mezz'ora. Comunque non importa perché ho ottenuto la chiave. Ma che cosa è che non so questa chiave cosa apre? Quindi lo scopriremo insieme andando qui e vedendo se apre questo punto. Dato che questo punto mi sembra molto simile, no. No, è una coincidenza che questo punto sia uguale a quell'altro. Ok, va bene. Lo accetto. Vediamo qui. La chiave apre questa porta? Sì. Che mi dà accesso a un'altra stanza ancora con altri enigmi. Grandioso. Abbiamo dei pallini vicino a una cowgirl, pardon, e delle birre con sotto dei numeri, degli occhiali, ok, una rivista. Con dei colori. È un campionario di colori. O un ventaglio. Chi lo sa? E qui abbiamo un altro enigma con i colori. Perché mai una cavolo di gioia? Cosa dovrei. Oh. Oh no. Oh come no? Oh, c'hanno anche il binario giusto. Ragazzi, ve lo salto. Ed ecco fatto che ho ultimato anche questo e mi ha dato un pezzo di una bussola. E qui c'è. E qui c'è un'altra cosa. Allora. Allora, qui va questo. Qui va questo e qui va questo. A posto, perfetto. 2 di 4 pezzi della bussola. E qui cosa devo fa? Oh. Devo farli diventare tutti da 0 a 5. E il 4 non c'è. Salta, grazie. Guadagno monete, grazie. Ora non lo salto più. Mi basta un indizio. 5, 2, 3, 1, 2. Devo. Capito, devo dare il numero che c'è scritto sotto. Quindi qui. Come li sposto? Salta, ciao. Scusatemi, scusatemi, ma questo non avevo la più pallida idea. Di come farlo. Ho già fatto 2 enigmi difficili. Un terzo mi sembra un po' esagerato. Vediamo. Bottiglie di birra. Cosa devo fare con queste bottiglie? A parte spararle. Uno. Ah, una combinazione. Questa è facile, dai. Due. Quattro. Ok. Tutti e quattro i quarti della bussola li ho presi. Adesso
Che cazzo ci devo fare? Anzi, lo dico proprio, ma che cazzo ci devo fare con questi quattro quarti della bussola? Io lo vorrei sapere, io lo vorrei sapere. Non lo so e non lo so. Vanno qui per aprire l'altra porta? Vanno qui per aprire l'altra porta. Ok, almeno c'è un senso. Ecco qui, ecco qua. La bussola ha aperto un'altra porta e mi ha dato la stanza della sala macchine. Ok. Qui c'è un'altra porta? Perché no? Un'altra porta da aprire. Hitler seduto su una panchina. Hitler che si è svegliato. Oh, mettiti gli occhiali. No, non devo mettere gli occhiali a Hitler. Ok. E io ora come capisco cosa devo fare se mi chiudono le porte? Mentre qui il lavoro l'ho appena iniziato. Ho dei servomeccanismi da toccare, circuiti da manomettere, papere da lanciare all'aria. No, porchi da tirare, quelli sì. Suggerimento, la porta. Come la apro la porta? La combinazione. Qual è la combinazione? Il ventaglio. Cosa cavolo? Qual è il suggerimento del ventaglio? Gli occhiali, usarli sul ventaglio. 1, 5, 3, 4. Ma si può. Ditemi se si può. Ecco qui. Apri la porta. Oh, finalmente! Ehi, gioco fantastico! Vogliamo sapere cosa ne pensi di questo gioco. Meglio che io non lo dica perché ci sono minori che mi seguono. Bene, ragazzi, anche il 20° livello finalmente è terminato. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina in modo che vedete le notifiche sempre si decidono ad arrivare. Commentate se vi è piaciuto il video. E se voi avreste avuto più pazienza, scusate, ma io la pazienza non ce l'ho appresso a queste cose. E alla prossima, molto probabilmente sarà molto prima rispetto a quanto tempo è passato adesso. Ciao!